Aperti per ferie? No, grazie. Attraverso la voce di uno dei loro più autorevoli rappresentanti, gli studenti si sfilano educatamente dalla proposta del governo, raccolta con favore ieri dalla docente del liceo Cairoli di Varese Cariscuolo, ma dal Crespi di Busto Francesco mostra pollice verso. Innanzitutto credo che non ce ne sia la necessità, perché la scuola, nonostante la distanza, ha provveduto ad attivare anche in modalità online gli sportelli, quindi i corsi di recupero tra docente e discente, e a confermare anche la peer education, che potessero quindi garantire anche lo scambio tra discente e discente, tra ragazzo un pochino più grande e ragazzo un pochino più piccolo, in modo da poter restare anche in contatto nonostante i mesi bui dell'isolamento coatto. Però sarebbe complicato, soprattutto durante l'estate, fare breccia nel cuore della componente studentesca, perché dopo un anno di altrettanti sacrifici, tanti quanti quelli che la scuola, ha dovuto effettuare per reinventarsi tra non poche difficoltà, e appunto la componente studentesca penso che per questo motivo non sarebbe particolarmente propensa e incline ad aderire da questo punto di vista, ad attività estive scolastiche, anche perché molti per fortuna hanno il privilegio di poter andare in vacanza con la famiglia, quindi di vivere del tempo con la famiglia dopo mesi di agonia, di stress, magari anche per i genitori dal punto di vista lavorativo e quant'altro. Ci sono gli oratori estivi per passare il tempo qualora non si avessero particolari attività da svolgere, e ci sono anche le vacanze di studio altrettanto formative. Quindi io aderirò e sarò pronto anche a promuovere attività di carattere sportivo e più ludiche e spensierate, che possano appunto farci recuperare il tempo perso tra di noi e compagni di scuola, che ci vogliamo bene da sempre. Per quanto riguarda invece, ribadisco, attività più didattiche, temo che non ce ne sia la necessità e che sia uno sforzo inutile, perché è uno sforzo di portata notevole, che la scuola sarebbe costretta a erogare senza, ripeto, effettivamente un'utilità.